Quando si tratta della questione dei corpi celesti alieni che potrebbero ospitare forme di vita extraterrestri, un particolare satellite diventa ripetutamente al centro dell'attenzione scientifica. La Luna di Giove, Europa. Oggi imparerai perché alcuni esperti ritengono probabile che un giorno troveremo qui le prime forme di vita extraterrestri della storia e cosa caratterizza il costante compagno di Giove. Vuoi saperne di più sui corpi celesti più affascinanti e sulle scoperte rivoluzionarie nello spazio, regolarmente? Allora non dimenticare di iscriverti ad Simply Space e di cliccare sulla campanella per non perderti mai più uno dei nostri video. Sentiti libero di mostrarci che ti piacciono gli argomenti dei nostri post con un pollice in su. Dimensioni e forma di Europa. A prima vista sembra che un corpo celeste non potrebbe essere più ostile alla vita della gelida luna Europa. La superficie del compagno permanente di Giove è ricoperta non solo da una spessa crosta di ghiaccio, ma anche da temperature gelide. Nello specifico, il termometro sul satellite non supera mai i meno 150 gradi. Con un diametro intrinseco di circa 3120 km, Europa è il più piccolo dei quattro grandi satelliti di Giove, noto anche come Luna Galileiana. Come suggerisce il nome di questi satelliti, fu niente meno che lo studioso italiano Galileo Galilei ad aggiungere questi corpi celesti alle mappe stellari all'inizio del XVII secolo. Essendo la seconda luna più interna di Giove, Europa impiega circa 3 giorni e 14 minuti per orbitare completamente attorno al più grande rappresentante del sistema planetario. Proprio come le altre lune interne di Giove, Europa mostra sempre lo stesso lato rispetto al suo punto fisso galattico. In totale, l'esterno ghiacciato della Luna copre un'area di oltre 30 milioni di chilometri quadrati, all'incirca la dimensione del continente africano. La natura del satellite rende Europa una delle lune più luminose dell'intero sistema solare. L'albedo del corpo celeste, che è la misura della sua riflettività, è 0,64. In altre parole, il 64% di tutta la radiazione solare incidente viene riflessa da Europa. Per mettere questo in prospettiva, sebbene la Luna terrestre ci appaia nelle notti stellate come un disco luminoso nel firmamento, il suo albedo è in realtà solo 0,12. La superficie ghiacciata della Luna di Giove non è l'unica caratteristica che attira la nostra attenzione quando guardiamo il satellite. Da un lato abbiamo le colorazioni rossastre e scintillanti su larga scala sulla superficie esterna della Luna. Questo è il risultato dei minerali depositati, ma anche gli innumerevoli solchi che decorano la superficie di Europa appartengono senza dubbio alle caratteristiche ottiche più notevoli del corpo celeste. In realtà, tuttavia, le depressioni nel terreno hanno solo una profondità relativamente piccola. Fondamentalmente la superficie del satellite è nota per essere eccezionalmente piatta. Gli innumerevoli solchi e trincee che attraversano la Luna di Giove sono chiamati linee. La più grande di questa spaccatura ha una larghezza di circa 20 km. Come si sia formata esattamente questa complessa rete di solchi non è stato ancora completamente svelato. Tuttavia sembra probabile che le linee siano state formate o dal criovulcanesimo o dall'eruzione dei geyser. Infine, l'aspetto di Europa è completato da particolari oggetti circolari ed ellittici detti lenticule. Queste formazioni sono state molto probabilmente create dall'aumento del ghiaccio più caldo. Particolarmente notevole è il fatto che la superficie di Europa ha solo pochissimi crateri da impatto, che hanno dimensioni relativamente piccole. Finora i ricercatori sono stati in grado di individuare solo 41 siti di impatto sulla superficie esterna del corpo celeste. Il più grande di tutti i siti di impatto conosciuti, il cratere Taliesin, ha un diametro di circa 50 km. La bassa densità di crateri su Europa suggerisce che la superficie della Luna si rinnovi regolarmente nel corso dei processi naturali, ossia geologicamente ancora molto giovane. Pertanto la densità del cratere suggerisce che la superficie del satellite non è probabilmente più vecchia di 90 milioni di anni. L'oceano sotterraneo. Uno sguardo alla struttura interna della Luna, infine, ci porta a quell'intuizione rivoluzionaria che rende il satellite sempre di nuovo il centro dell'interesse scientifico. Gli esperti ora sono certi che sotto la crosta ghiacciata del corpo celeste si trovi un oceano liquido di dimensioni inimmaginabili. Tuttavia, l'esatta relazione tra lo strato di ghiaccio esterno e l'acqua sottostante non è ancora nota. Mentre alcuni ricercatori stimano la profondità dell'oceano subglaciale a soli 2 o 3 km, altri sospettano che il mare sotterraneo possa
avere una profondità massima di 100 km. Sebbene la luna di Giove sia significativamente più piccola del nostro pianeta natale blu, ciò significherebbe che ci sarebbe il doppio dell'acqua liquida rispetto alla Terra, ed è risaputo che l'esistenza dell'acqua in una forma permanentemente liquida è un elemento costitutivo essenziale per l'emergere della vita, dissolve i nutrienti per gli organismi in esso contenuti, trasporta importanti composti chimici e consente anche alle cellule viventi di eliminare i prodotti di scarto. Molti esperti ritengono che il fondo dell'oceano subglaciale su Europa abbia una struttura rocciosa. Le continue interazioni tra l'oceano sotterraneo e le rocce potrebbero rilasciare sostanze nutritive necessarie per la sopravvivenza di alcuni organismi. La prova più convincente dell'esistenza di un oceano liquido sotto la crosta di ghiaccio di Europa viene dalla navicella spaziale Galileo della NASA. La navicella spaziale senza equipaggio che ha esplorato Giove e i suoi satelliti tra il 1995 e il 2003 ha effettuato 12 sorvoli ravvicinati della luna ghiacciata. Durante le indagini, il magnetometro della sonda ha rivelato che il corpo celeste ha un debole campo magnetico. I dati raccolti da Galileo suggerivano che doveva esserci un fluido elettricamente conduttivo sotto la superficie lunare, come un mare di acqua salata. Inoltre, l'insolita disposizione delle linee, che troviamo in realtà in luoghi diversi da quanto gli scienziati si aspettassero, potrebbe essere causata dall'oceano di acqua salata subglaciale. La vita è possibile su Europa? Dal momento che la luna ghiacciata, secondo le nostre conoscenze, ospita un oceano gigantesco, sorge una domanda centrale: è possibile che il satellite sia anche dimora di esseri viventi? Gli scienziati concordano sul fatto che oltre alla persistenza dell'acqua liquida, sono necessari numerosi altri elementi chimici di base per aprire la strada allo sviluppo della vita. Questi includono carbonio, azoto, idrogeno, ossigeno e fosforo. In effetti, la maggior parte degli esperti ritiene probabile che questi elementi fossero presenti su Europa quando si è formata. Inoltre, la sonda Galileo è stata in grado di rilevare silicati stratificati sulla superficie del satellite, pertanto è ovvio il presupposto che questi siano stati portati una volta da un missile galattico sulla Luna. Questa scoperta è di enorme importanza per i ricercatori, perché gli oggetti in questione contengono spesso composti organici, noti anche come mattoni della vita. Gli elementi chimici di base che rendono possibile l'emergere di esseri viventi, in primo luogo, potrebbero essere trovati sia nel guscio di ghiaccio di Europa che nell'oceano sotterraneo. Il cosiddetto riscaldamento delle maree potrebbe quindi alimentare un processo all'interno del quale l'acqua e le sostanze nutritive vengono messe in circolazione costante. Per andare a fondo della questione centrale della possibile presenza di vita su Europa, è quindi fondamentale analizzare in dettaglio l'esatta composizione chimica del corpo celeste nell'ambito di future missioni esplorative. Lo sfondo di ciò è che gli esseri viventi ottengono energia dal loro ambiente naturale attraverso reazioni chimiche, ed è risaputo che tutte le forme di vita richiedono energia per rimanere vitali. Ma dove potrebbero ottenere l'energia di cui hanno bisogno gli esseri viventi che potremmo trovare su Europa? Dopotutto, la Luna è così lontana dal Sole che questo processo non può procedere per fotosintesi. Probabilmente, quindi, il motore della vita su Europa sarebbe alimentato da altre reazioni chimiche. Nel frattempo, la superficie di Europa è esposta alla radiazione costante di Giove. Per la vita in superficie questo significa un fattore estremamente limitante. Tuttavia, le cose potrebbero essere diverse nell'area dell'oceano sotterraneo. A causa delle costellazioni spaziali, la radiazione di Giove non è in grado di penetrare nell'oceano di acqua salata subglaciale. Fondamentalmente, la radiazione incidente divide le molecole d'acqua nell'atmosfera di Europa. Se l'ossigeno lasciato in questo processo riesce a raggiungere l'oceano al di sotto della crosta di ghiaccio, potrebbe fornire una fonte di energia chimica per i microorganismi viventi lì. Se ci sono anche formazioni sul fondo di questo oceano, che sono paragonabili alle prese d'aria idrotermali sul fondo del mare profondo della Terra, potrebbero anche essere rilasciati numerosi nutrienti chimici che renderebbero possibile l'emergere della vita. In effetti, molte teorie si basano sul fatto che i primi esseri viventi sulla Terra si svilupparono anche presso i cosiddetti fumatori neri. Mentre tutte queste ipotesi sulla possibile esistenza di forme di vita su Europa dipingono un quadro estremamente promettente, ci sono tuttavia alcune indicazioni che suggeriscono che la luna ghiacciata potrebbe in realtà essere molto più ostile alla vita di quanto sperano gli esperti. Ad esempio, sono già state scoperte aree sulla superficie di Europa ricoperte da acido solforico concentrato e però di idrogeno. In effetti, alcuni ricercatori ritengono che queste sostanze corrosive provengano direttamente dall'oceano subglaciale. Di conseguenza, l'oceano in questione avrebbe potuto essere soggetto a un pronunciato vulcanismo.
Questo potrebbe spiegare, ad esempio, la presenza dello zolfo. Solo missioni successive potranno fornire una risposta definitiva alla domanda sulle forme di vita extraterrestri sulla Luna di Giove. Tra pochi anni l'ESA vorrebbe inviare la sonda JUICE nei regni delle lune galileiane, principalmente per indagare sui presunti oceani sotto la superficie. A questo progetto seguirà un giorno un'ulteriore missione, che ha come obiettivo l'indagine diretta del mare subglaciale. Un cosiddetto veicolo spaziale Cryobot si scioglierà attraverso la spessa crosta di ghiaccio del corpo celeste e quindi abbasserà una specie di sottomarino nell'oceano di Europa. Cosa ne pensi dell'affascinante Luna Europa? Diccelo nei commenti. Grazie per la visione, abbi cura di te e alla prossima!